Punto Nuovo Sport. Gli aggiornamenti regionali sullo sport in Campania. Amiche e amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessandro Bontano per questo appuntamento di giovedì 31 ottobre 2024. È l'ultimo giorno di questo decimo mese e la decima giornata di Serie A, e hai già alle spalle, almeno per le big, per quelle che stanno correndo lì per le primissime posizioni, e arrivano già i primi scherzetti di questo Halloween azzurro, chiaramente con il pareggio della Juventus contro il Parma, che allunga la classifica ora a meno 7 dalla vetta praticamente occupata dal Napoli. L'Inter tiene bene il passo della vittoria di Empoli. L'Atalanta, prossima avversaria del Napoli, addirittura va a mettersi lì tra le due strisciate gli azzurri con 19 punti e chiaramente con la possibilità di accorciare ulteriormente in caso di colpaccio al Maradona domenica alle 12:30. Pietro De Concilis, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a te Ale, ben ritrovati, anche se sembra un inizio settimana, siamo soltanto più vicini al prossimo turno. A tal proposito ricordiamo anche che noi domani prenderemo un turno di riposo, ma lo sport sarà comunque in onda sulle nostre frequenze a partire alle 13 con il meglio della nostra settimana, perché nel mentre che raggiungiamo il nostro primo ospite di giornata, poi ci sposteremo verso sabato, e sabato avrà inizio un super weekend anche e soprattutto per il campionato cadetto, per la terza serie, che però completerà oggi il turno infrasettimanale dopo le due partite di ieri da parte delle campane, entrambe molto molto bene, il Giuliano contro il Picerno, ma anche e soprattutto l'Avellino contro il Trapani. Ma ne parleranno Pietro e tutti i ragazzi del pomeriggio da Supereroe a partire dalle 14 per gli amici collegati in frequenza da Avellino e provincia. Per tutti gli altri partiremo ancora col sottoscritto, con Giovanni Annunziata, con tutta la squadra, invece per lo speciale Napoli. Però parliamo subito un po' di come sta andando questo campionato, e lo facciamo con un grande amico di Radio Punto Nuovo, soprattutto con una grande firma del nostro giornalismo, Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore, grazie mille per essere dei nostri. Ciao, buon pomeriggio e saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Salvatore, ti chiedo subito, il passo falso di ieri della Juventus rappresenta già qualcosina, oppure calma e gesso è soltanto fine ottobre? Beh, è chiaramente soltanto fine ottobre, sono appena 10 le partite giocate, ma al di là di questo bisogna entrare nel merito. In effetti dall'inizio del campionato sul piano del gioco la Juventus non mi è sembrata mai una squadra tanto forte da poter poi competere con l'Inter e adesso con il Napoli. Quindi diciamo quello che è successo ieri è un po' in linea con tutte le critiche che erano state mosse alla Juventus e al suo allenatore. Ecco Salvatore, invece particolarmente in linea quanto fatto dal Napoli di Antonio Conte in questo turno infrasettimanale, peraltro facendo la voce grossa su un campo mai facile, mai banale come San Siro, contro la prima grande di questo campionato e anche di questo trittico di gare che attende gli azzurri anche con Atalanta e Inter. Beh sì, insomma le prossime partite del Napoli sono un test più che importante per assaggiare la competitività di questa squadra, che è partita male con il Verona però poi si è ripresa alla grande. Bisogna anche dire che le prime giornate di campionato Conte non ha potuto utilizzare molti dei suoi calciatori, che proprio nella partita ultima che si è svolta insomma hanno dimostrato di essere veramente gli uomini migliori. Parlo di McTominay, che ha giocato una partita strepitosa, parlo dello stesso Gilmour, anche se gli manca quell'1-2 che ha Lobotka, però ha lanci lunghi, cioè voglio dire c'è una squadra che va molto forte con Lukaku, che peraltro quando ha gli spazi è irresistibile, e c'è diciamo una panchina di altissima qualità, tanto di qualità da poter competere con le altre panchine, forse soltanto con quella dell'Inter. Ma insomma, io vedo un Napoli molto ma molto forte. Ti chiedo Salvatore anche della gara contro l'Atalanta, perché intanto ieri si sono presentati benissimo gli uomini di Gasperini anche con la vittoria contro il Monza, e ricordando a tutti che l'Atalanta non solo ha vinto l'ultima Europa League, ma che piano piano proverà a mettersi anche tra le grandissime
di questo campionato, perché a febbraio rientrerà Scamacca, perché la rosa comunque sta prendendo quota anche nei meccanismi. Ecco, cosa significa affrontare ora l'Atalanta e cosa significherà affrontarla nel corso del campionato? Beh, insomma, l'Atalanta è sicuramente una delle squadre più in forma in questo momento, insieme a Napoli e all'Inter, no? E io ho visto la partita, l'ultima partita dell'Atalanta, e in effetti i meccanismi sono collaudati. Gasperini è diventato un allenatore anche di grido, perché è comunque ricercato dagli altri, e la stessa Atalanta non è più la provinciale di Russo che di tanto in tanto faceva qualche exploit. L'Atalanta è una squadra forte, ha un organico forte, la società ha operato molto bene, Gasperini si sente sicuro, e ci sono degli elementi che peraltro fanno parte anche della nazionale, degli elementi di grandissima qualità. Quindi sarà un avversario molto duro, ma io sono convinto che Conte, che sostanzialmente è l'uomo che ha vinto l'ultima partita, è stato lui che in effetti sul piano tattico ha sconfitto il Milan, io credo che riuscirà a trovare la risoluzione anche del problema Atalanta. Ecco Salvatore, visto che si parla di una Serie A molto più equilibrata rispetto agli ultimi anni, in cui insomma una volta il Napoli, una volta l'Inter dimostrano una supremazia piuttosto netta, ti chiedo se davvero questo equilibrio durerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, secondo te, anche se chiaramente siamo nell'alveo che ci sarà un ritorno della Juventus, ci sarà sicuramente, anche perché la società si sta muovendo. Ricordiamo che la Juventus ha niente di meno che speso 163 milioni per fare una squadra competitiva, cioè ha speso praticamente qualcosina in più del Napoli, però si ritrova parecchi punti sotto, quindi qualcosa si farà. Io non so se addirittura, come qualcuno sostiene, si arriverà all'esonero dell'allenatore. Lo dubito francamente, anche se pare che si riscalda già Allegri per un grande ritorno, però a parte questo io credo che ci sarà un ritorno della Juve, quindi il campionato è lungo, è un campionato molto difficile, peraltro è caratterizzato dalla mediocrità degli arbitri, e questo sì è il vero avversario, perché pensate che sono trascorse soltanto 10 partite, sono state fatte soltanto 10 partite, e ci sono stati in tutte queste 10 giornate ben 13 o 14 cartellini rossi. I cartellini rossi sono non soltanto il segno di una squadra aggressiva e di qualche calciatore forse sopra le righe un po' violento, e anche la prova che gli arbitri, non estraendo i cartellini gialli, non riescono a gestire bene le partite, e il Napoli è tra quelle squadre che è stata penalizzata. Salvatore, ti chiedo di nuovo sulla gara contro l'Atalanta di cosa significherà la 11ª giornata, per un semplice motivo: prendo il calco della 10ª giornata della Serie A 22-23 terminata con lo scudetto del Napoli. Il Napoli era primo a 26 punti con un distacco di 2 dall'Atalanta, di 3 dal Milan e di 4 dalla Roma. A quello che poi, aggiungendo a quello che raccontavi prima, no, che la Juve può sempre tornare, ricorderei che la Juve in quella 10ª giornata aveva soltanto 6 punti, era praticamente a 20 punti dalla vetta, e piano piano sarebbe arrivata poi anche a giocarsi sempre di più dei risultati importanti, poi chiaramente con la penalizzazione eccetera eccetera. Detto questo, quanto ora si può già costruire, mettere i mattoncini in vista di un nuovo titolo, in vista di arrivare lì e comunque blindare il secondo posto, blindare il terzo? Quanto del campionato che alla fine tutti vogliamo raccontare a maggio si costruisce adesso? Ma io condivido il discorso che fai. Intanto la partita, la vittoria con il Milan è stato un segnale forte al campionato. Un'eventuale vittoria contro l'Atalanta sarebbe un segnale ancora più forte, addirittura fortissimo. Dimostrerebbe che la squadra di Conte ha raggiunto quell'equilibrio tale per porsi in testa alla classifica e guidarla anche fino alla fine, contro ogni aspettativa, contro ogni programma, contro ogni dichiarazione della società.
e di Conte, che hanno, per così dire, mascherato la vera forza del Napoli. Adesso la maschera è caduta, anche se siamo nella giornata di Halloween, ma comunque la maschera è caduta e abbiamo visto il vero Napoli, un Napoli che ha dei calciatori importanti, una difesa che non può essere aggredita facilmente, un allenatore che sa qual è il momento in cui inserire uno come Mazzocchi, che praticamente poi neutralizzato Leao sulla sinistra, quindi anche per la partita contro l'Atalanta io mi aspetto una tattica, mi aspetto la partita che è stata fatta contro il Milan. Salvatore, grazie mille per essere stato ai nostri, buon lavoro. Grazie a voi per avermi invitato. Grazie a te davvero per aver accettato il nostro invito. Un grande abbraccio a una grande firma del nostro giornalismo come Salvatore Biazzo. Tra un po' andiamo avanti anche con la nostra scaletta, perché tra un po' parleremo della Serie B, parleremo chiaramente anche del girone C di Serie C, però volevo dare una notizia ribattuta anche da Sky, a maggior ragione sulla questione Kvaratskhelia, perché l'entourage avrebbe dato la sua versione su quello che sostanzialmente sta accadendo. Non sarebbe vero che la richiesta attuale di Kvara sia superiore ai 7-8 milioni di euro, come invece sta filtrando un po' dagli ambienti societari. La base sarebbe a 5, con dei premi fino ad arrivare poi effettivamente a questi 8-9 addirittura negli anni successivi. Poi il vero nodo sarebbe la clausola. Il procuratore di Kvara vorrebbe che fosse relativamente bassa, sugli 80 milioni di euro, e il Napoli invece la vorrebbe molto più alta, al di sopra dei 100 milioni di euro. E poi non è irrilevante, c'è anche il tema delle commissioni, insomma, da un certo punto di vista comunque arrivano questi segnali incoraggianti, ma c'è ancora un po' di chiarezza da dover fare. Ieri raccontavamo di questa apertura, di questo incontro che comunque è finito nel migliore dei modi per quello che attualmente è lo scenario, il contesto in cui opera tanto il direttore sportivo Manna e tanto l'agente del calciatore Mamuka Yughelli, però c'è ancora qualcosina da sistemare. In questo però si costruisce tutto il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli. Noi ci prendiamo il primo stop and go di giornata, al rientro diamo il ben ritrovato al nostro Gianni Annunziata, apriamo la pagina dedicata alla Serie B, alle altre campane, soprattutto in vista già del prossimo turno, e poi arriveremo a parlare anche del girone C di Serie C. Tra poco. Che riparte quando sono le 13:21 e tra un po' andiamo a parlare anche della Serie B, della Salernitana, parleremo della Juve Stabia perché poi sono trasferte importanti, però diamo a breve anche il ben ritrovato al nostro Giovanni Annunziata, che insomma ci dà una mano a parlare poi dopo, soprattutto nello speciale Napoli, delle questioni azzurre, ci dà una mano a parlare chiaramente di tutto anche con i nostri ospiti, però tra un po' anche con lui andremo a parlare di Serie B. Vi ricordo come sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, anche perché vi ricordo anche che potete scriverci su Facebook al nostro gruppo Punto Nuovo Sport, e poi con anche tutti i vocali, insomma, poi vi ascoltiamo con grande piacere. Dicevo, nel prossimo turno di Serie B, perché la Salernitana sarà ospite del Cosenza al Marulla, che è uno di quei terreni di gioco sempre difficili da dover affrontare. Allora ne parliamo con il nostro prossimo ospite, perché è un grande piacere dare il benvenuto a Radio Punto Nuovo al collega da Cosenza, Davide Franceschiello. Davide, grazie mille per essere dei nostri. Grazie a voi per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Unico io a vincere, ci provo, attenzione, è responsabile della social TV Arci Media Terronia TV e capo redattore Corriere Sportivo di Calabria. Visto che Lino Grimaldi Avino ha detto se riesci prova a nominare tutto, cioè, ci siamo riusciti. Sì, è un po' lunga, è difficile, sì. La cosa. Davide, ti chiedo intanto come stai tu e come sta anche soprattutto il Cosenza. Come dici, scusa? Come sta il Cosenza? Come sta chiaramente l'ambiente di Cosenza? Ah, il Cosenza, guarda, il Cosenza ha avuto un periodo di flessione nelle ultime tre partite, però insomma l'ultima vittoria di Reggio Emilia ha rincuorato un po' tutto l'ambiente, perché si è rivista la squadra delle primissime giornate, quando correva e aggrediva gli avversari molto alti, con questo pressing molto alto, con questa prestazione di gamba molto,
gagliarda da questo punto di vista, quindi una vittoria insomma che riporta un po' di entusiasmo calato, come ben sapete, in funzione più che altro per questo, per la penalizzazione del meno 4, perché se poi andiamo a vedere la squadra sul campo ha prodotto 14 punti, e 14 punti per una squadra come il Cosenza, molto nuova, con giocatori la maggior parte giovani con poca esperienza in Serie B, è un risultato comunque ottimale, e il tutto viene rovinato da questo meno 4 della penalizzazione che voi sapete sicuramente. Giovanni, buongiorno, la tua domanda per il collega da Cosenza. Innanzitutto buongiorno a tutti, e parliamo un po' di questo Cosenza-Salernitana, perché di fronte il Cosenza si ritroverà una squadra che è partita comunque abbastanza bene, però adesso una Salernitana che nelle ultime tre non è che abbia riscosso veramente troppo entusiasmo da parte dei tifosi, perché stiamo parlando di un punto nelle ultime tre. Sicuramente non c'erano partite semplicissime come lo Spezia, come il Cesena, la Cremonese anche comunque si ritrova il giocatore di spessore, ma ci si aspetta dal lato Cosenza di trovare una Salernitana forse un po' arrabbiata, un po' forse bisognosa di reagire a questo momento. Pronto? È un attimo perso per il collegamento con Davide Franceschiello, proviamo a ribadire. Ci sono. Sei riuscito a sentire la domanda? Sì, cioè che Salernitana ci aspettiamo, sì, che certo. Sì. Ma sicuramente abbiamo, c'è una Salernitana, ho letto qualche cosa di colleghi di vostri di Salerno, colleghi nostri di Salerno, abbastanza rabbuiati dalle ultime prestazioni, insomma. Pensiamo di Cosenza pensa di affrontare Sumo, adesso poi bisogna vedere l'ambiente qui a Cosenza, si aspetta una squadra sicuramente con qualche problema, con qualche difficoltà, però sappiamo benissimo che forse in questi momenti le squadre danno il massimo. Ho sentito parlare pure di un Martuscello all'ultima spiaggia, questo non lo so, me lo dovreste confermare voi. Quindi molto probabilmente adesso le forze verranno moltiplicate in virtù di queste manifestazioni non molto brillanti. Certo, c'è da tenere in considerazione sia per la Salernitana che per il Cosenza il fatto che si gioca la terza partita in 10 giorni, e questo di solito comporta altre problematiche per tutte le squadre, perché bisogna vedere poi nel calcio moderno la prestazione fisica psicoatletica è molto importante al pari di quella tecnica, tecnico-tattica. Ecco, ma in questo caso è un Cosenza che dopo l'unica vittoria di questo turno infrasettimanale, Davide, dobbiamo aspettarci rinfrancato anche nell'approccio rispetto alla gara contro la Salernitana, perché poi sarà una di quelle battaglie che sembrano già avere i contorni di uno scontro salvezza. Tra l'altro una battaglia con la Salernitana che manca da un po' di anni, insomma, a Cosenza come a Salerno, insomma, è una partita molto sentita, questo possiamo chiamarlo derby, perché Cosenza e Salernitana si sono affrontate tante di quelle volte nei loro campionati che insomma può essere definito un derby, ed è molto sentito a Cosenza questa squadra, sicuramente questa partita. Sicuramente l'ambiente, come dicevo prima, è rinfrancato, quello di Cosenza, per questa ottima prestazione, almeno quella del primo tempo. Abbiamo visto una squadra molto in gamba, che corre, che è tornata a correre come quella di prima. Probabilmente ci sarà pure un po' di turnover, poi non so se di questo ne volete parlare, ma comunque la squadra ha ritrovato se stessa, e quindi dico, ma non è perché c'è la Salernitana, ma perché comunque le squadre di Alvini, almeno qui a Cosenza, stanno dando, sì, sempre il massimo da questo punto di vista. Quindi sicuramente grandissimo impegno, non elevata qualità tra i componenti della rosa del Cosenza, però compensata da un grande impegno, da una grande corsa, questo sicuramente. Grazie mille Davide per essere stato dei nostri, buon lavoro.
grazie a voi e buon lavoro, arrivederci. Grande, grande abbraccio a Davide Franceschiello, collega da Cosenza. Tra pochissimo invece andiamo a parlare di US Abbey, allora anticipiamo leggermente il nostro primo stop and go tra una serie B e l'altra, tra una campana cadetta e l'altra, e poi andiamo avanti con la nostra scaletta. E quando sono le 13:30 e tra un po' andiamo a parlare di Juve Stabia, chiaramente con tutte le ultime verso un'altra di quelle gare molto complicate, perché parlavamo del prossimo turno di Serie B, ma Juve Stabia sarà in trasferta a Carrara contro la Carrarese e aprirà il sabato alle 15, così come Bari Reggiana, Spezia Cittadella, Spezia Modena, Palermo Cittadella, Catanzaro Frosinone, con Cesena su Tirol, chiaramente, che poi invece andrà a rappresentare la domenica. La Salernitana invece sarà di scena sempre domenica alle ore 15 con Cremonese Pisa, sempre al medesimo orario, e poi Sassuolo Mantova e Sampdoria Brescia a completare alle 17:15. Dovremmo essere pronti? Sì, lo siamo, certo, con il nostro prossimo ospite, allora onore di casa, Pietro De Concilis. Sì, perché è un piacere dare il benvenuto a Radio Punto Nuovo, a Rocco Cristarella di Pianeta Serie B, GianlucaDiMarzio.com. Ciao Rocco, grazie per essere con noi. Ciao, grazie a voi per l'invito e grazie anche a chi ci sta ascoltando. Rocco, grazie a te per averlo accettato, ovviamente. Allora, parliamo subito di campo, perché neanche il tempo di chiudere il capitolo turno infrasettimanale, che siamo subito proiettati al prossimo weekend. Carrarese e Juve Stabia, due neopromosse pronte a darsi battaglia. Però innanzitutto, che Serie B stai trovando e hai trovato in questo avvio di campionato, che poi tanto avvio non è, perché abbiamo ormai superato anche la boa del primo quarto del campionato cadetto? Ma diciamo che è una Serie B sicuramente equilibrata in testa, con il Pisa che nelle ultime due giornate ha trovato due pareggi, quindi diciamo ha un po' rallentato lì in testa. C'è un Sassuolo che è ormai praticamente tornato lì a ridosso delle prime posizioni, che sta andando sempre più forte, e poi nel campionato secondo me delle sorprese, ovviamente la Juve Stabia è una delle grandi sorprese, ma nemmeno tanto aggiungere io di questo campionato, perché ha seguito il percorso della squadra di Pagliuca durante la scorsa stagione, e anche il Cesena stesso sta facendo molto bene, ma comunque in estate aveva si era resa protagonista di un grande calciomercato. E poi ovviamente sorprese negativo, come ogni anno succede, il Frosinone ultimo in classifica, sappiamo delle difficoltà che ogni anno incontrano le squadre appena retrocesse dalla Serie A, non ci si aspettava però ecco un rendimento così drastico che poi ha portato anche all'esonero di Vivarini. In generale sicuramente vedo penato, ecco, molto equilibrato soprattutto in testa alla classifica. E chiaramente c'è un campionato equilibrato che vede anche tante neopromosse che hanno ognuna un campionato diverso da vivere, perché Carrarese e Juve Stabia sono arrivate chiaramente fresche di barca questa nel porto della Serie B, e ora hanno però quasi due stagioni completamente diverse da vivere, perché la Carrarese è lì a giocarsela con tutte ma senza troppe ansie. La Juve Stabia ha un po' i fantasmi delle scorse salvezze mancate, che magari può un po' minare l'entusiasmo. Che match sarà tra due neopromosse? Ma io mi aspetto innanzitutto un match equilibrato. La Carrarese viene diciamo da quattro risultati utili consecutivi, quindi diciamo arriverà con un bel po' di entusiasmo in casa, soprattutto ha ritrovato ecco un'unione che è stata poi fondamentale durante i playoff. Cito anche le gare con il Mantova, l'ultima invece casalinga, che ha portato alla vittoria con il Cittadella. È una squadra molto fisica, Calabro è stato chiaro diciamo varie volte durante le conferenze stampa, ha detto noi per caratteristiche siamo una squadra che deve correre tanto, deve cercare soprattutto di portarla sulla fisicità. Dall'altro lato invece c'è una Juve Stabia che diciamo è una squadra che non sorprende mai più. Pagliuca diciamo è una guida perfetta per questa squadra. Mi aspetto da entrambe ecco sicuramente tanto equilibrio, anche se la Carrarese sicuramente sarà spinta da un pubblico che sia col Mantova che con il Cittadella
è stato veramente bello da vedere e da sentire, quindi mi aspetto una carica emotiva importante. E poi c'è dall'altro lato una Juve Stabia che in trasferta ha già conquistato una vittoria importante sul campo della Sampdoria, e è una squadra che è in piena zona playoff, quindi sicuramente, ecco, mi aspetto magari una partita molto tattica, molto nervosa, soprattutto diciamo nei primi minuti. Poi è chiaro che, come dicevo, la Carrarese arriva alla sfida con un bel po' di entusiasmo, anche lo 0-0 sul campo del Bari è un risultato che a Carrara è stato accolto con grande soddisfazione, quindi con la Juve Stabia dovrà soprattutto stare attenta al grande entusiasmo che in questo momento c'è in casa Carrarese. Parlando proprio di entusiasmo, com'è che viene vista questa Juve Stabia che se va a fare un 2-2 contro il Sassuolo, contro questo Sassuolo che sicuramente non è una squadra, non è l'ultima arrivata diciamo per qualità di questo campionato, se una Juve Stabia ne esce con un 2-2 contro il Sassuolo, che immagine si ha da fuori? Ma ripeto, per chi ha seguito il percorso, ecco, lo scorso anno della Juve Stabia in Serie C, questi risultati qui non sono tanto sorprendenti, però ovviamente è chiaro che tenere testa ad una corazzata per la Serie B come la Sassuolo, per una squadra comunque non promossa, che è fatta anche di tanti giovani, sicuramente forse è stata una delle più grandi sorprese di giornata. Ma in generale, ecco, io penso che la Juve Stabia abbia davvero tanti calciatori interessanti, cito su tutti, ma non me ne vogliono gli altri, Fortini, che anche a Genova si è reso protagonista di una gara straordinaria, ma lo stesso Durante, che ha iniziato, ecco, a riprendere quel rapporto di confidenza con la porta che abbiamo già visto durante la seconda parte della scorsa stagione, Leone a centrocampo, è una squadra sicuramente fatta di tanti talenti, guidata in modo direi perfetto da Pagliuca, e diciamo che non dico che mi ricorda il Catanzaro, ecco, dello scorso anno, però sicuramente ogni anno sappiamo che chi viene promosso dalla C poi almeno una squadra su tre, su quattro riesce a rendersi protagonista di un buon campionato anche in B, e secondo me, ecco, la Juve Stabia può riprendere per certi tratti, per certi versi, il percorso di quel Catanzaro lì, perché appunto è una squadra che si conosce bene, gli innesti sono stati anche corretti. Secondo me è una squadra che non penso sia lì per caso, penso che possa continuare anche su quella scia lì. Poi è chiaro che la Serie B la conosciamo, ci saranno momenti di difficoltà, arriverà a gennaio un momento un po' difficile e complesso per le squadre, però il 2-2 con il Sassuolo, la vittoria a Genova con la Samp sono un chiaro segnale di una squadra che possiamo definire sorpresa fino a un certo punto, arrivati poi a questo punto del campionato, quindi alle porte della 12ª giornata. Ecco Rocco, visto che hai seguito da vicino anche la Juve Stabia lo scorso anno, allora approfittiamo anche per fare qualche paragone rispetto anche a quella che è il percorso della Carrarese, perché sono due squadre molto diverse, ma neanche troppo. Forse ciò che ha contraddistinto più di tutto la Juve Stabia tra l'anno scorso e quest'anno è proprio questa forte identità, figlia anche della continuità tecnica tra Pagliuca e Lovisa, che chiaramente si è ritrovato in questo percorso, soprattutto una formazione davvero molto molto precisa nei suoi canoni. Ecco, quali sono secondo te le differenze sostanziali tra Carrarese e Juve Stabia in questo momento storico? Ma ecco, se di differenze vogliamo parlare, che diciamo la Juve Stabia ha avuto un po' più di tempo per pensare alla nuova stagione, secondo me per programmarla, perché comunque ha vinto un campionato, quindi diciamo ha avuto più tempo per pensare poi alla Serie D, una categoria da cui mancava anche da pochissimi anni. Dall'altro lato c'è invece una Carrarese che comunque ha terminato il suo cammino nei playoff tardi, ha dovuto fare i conti anche con una categoria diversa, quindi anche a livello organizzativo la Serie B mancava davvero da più di 70 anni, quindi è stata davvero una cosa totalmente nuova. E è chiaro che in panchina c'è un allenatore che conosce la Serie B come Antonio Calabro, che nelle ultime giornate è riuscito, diciamo, a trovare l'identità apparentemente giusta per la squadra. Ecco, di differenze secondo me importanti, come hai detto anche tu, non possiamo parlare, perché appunto sono due squadre che hanno delle caratteristiche molto simili, e per espressione di gioco e per interpreti, perché anche la Carrarese si schiera
due attaccanti giovanissimi, Cerri e Cherubini, che stanno facendo molto bene, stanno crescendo, quindi sicuramente a livello di interpreti e di gioco parliamo di due squadre che hanno caratteristiche molto simili. L'unica differenza, ecco, è che secondo me nel caso della Juve Stabia c'è sia la conoscenza della categoria, che comunque la Serie B mancava da 4 anni, e sia il fatto appunto di aver avuto più tempo per programmare la stagione. È andata anche su tante conferme la Juve Stabia, la Caravese, diciamo, magari ha lavorato un po' di più su anche l'attacco, sono arrivati due calciatori appunto come Cherubini e Cerri, in difesa ha perso Di Gennaro, quindi c'è stato anche questa qualche nesso lì, ecco, sicuramente la Juve Stabia ha avuto più conferme rispetto alla Carrarese, però ripeto, in queste ultime giornate Calabro è riuscito a trovare quella dimensione giusta. Differenze, ecco, secondo me differenze importanti non ce ne sono. Parliamo comunque appunto di due squadre. Nel caso della Juve Stabia si è trattato di un vero capolavoro, sia per costi che poi per risultati sul campo. Nel caso della Carrarese invece parliamo appunto di una sorpresa, di una squadra che poi, lo sappiamo, i playoff funzionano così, arrivi in finale con tanto entusiasmo, riesci poi a portare il risultato a casa. Quindi, ecco, differenze importanti secondo me non ce ne sono. Grazie mille Rocco per essere stato dei nostri, buon lavoro. Yeah. Grazie a voi. Grande, grandissimo abbraccio a Rocco Cristarella da Carrara, che insomma ci ha dato una mano importante nel capire come arriva una delle formazioni più interessanti anche per approccio, perché molto giovane, come ci raccontava proprio il collega dalla Toscana. Tra un po' invece voltiamo pagina, andiamo a parlare del girone C di Serie C, perché ieri è partito col botto per le campane questo turno. Tra un po' racconteremo anche come andrà ad evolversi, perché ci sono ancora tante squadre che devono andare in campo. Tra poco. Breda Mauris speciale marchi. Meno 30% sui prodotti dei marchi selezionati. E se spendi almeno 30 euro, con un solo euro in più porti a casa un comodo tappeto dry super assorbente 40-60. Ammorbidente e concentrato fabuloso, vari tipi, 2,99 euro. Bagno felce azzurra, varie profumazioni, 1,99 euro. Mauris, Casoria, Teverola, Orta di Atella, Capodrise, Benevento, Piano d'Ardine e su mauris.it. Motori ibridi più efficienti, un design più sportivo e accattivante, un sistema multimediale MBUX ancora più avanzato. Cosa si può desiderare di più? Un 16% in meno. Mercedes-Benz classe B, con un vantaggio del 16% sul prezzo di listino. Dai spazio a nuove opportunità. Concessionario ufficiale di vendita Mercedes-Benz, DAG Auto, variante Est, Mano Calzati. 0825 67 52 02. Punto Nuovo Sport. E riparte quando sono le 13:42. Dicevamo, ieri è partito benissimo il turno numero 12 del girone C di Serie C, con le vittorie in trasferta del Giugliano in casa del Picerno e dell'Avellino in casa del Trapani. Oggi toccherà alle 15 a Potenza Taranto, alle 18:30 a Casertana Team Altamura e Latina Monopoli, alle 20:30 Juventus Next Generation contro Sorrento, alle 20:45 toccherà tutte le altre, quindi Crotone Benevento, Foggia, Audace Cerignola, Messina Cavese e Turris Catania. Queste le gare che andranno a completare il turno numero 12. Noi siamo già pronti con il nostro prossimo ospite. Allora, ancora onori di casa a Pietro De Concilis. Sì, perché hai detto due campane ieri, allora Campania Felix di sicuro, soprattutto in casa Giuliano, perché sono state cancellate le due sconfitte consecutive che erano state incassate dai Tigrotti di Valerio Bertotto. E quando parliamo di Giuliano non possiamo non andare che da Nando Bocchetti del Mattino. Ciao Nando, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi ragazzi. Nando, allora subito un commento su una partita mai banale su un campo trappola, un campo difficile sul quale il Picerno non perdeva da marzo 2024, e questo già è un dato che insomma va sottolineato, perché è stata interrotta l'imbattibilità casalinga dei Lucani contro una squadra che è vero non veniva da un buon momento, ma neanche il Giuliano veniva da un momento positivo. Il Giuliano veniva, come dicevi tu, da due sconfitte di seguito, due partite
tra l'altro, a parte quella di Torrevieja del Greco, non nemmeno giocate malissimo. Ieri però si è visto un Giuliano spigliato, un Giuliano determinato fin dalle prime battute. Si è visto subito che la squadra era messa bene in campo ed era determinata, e dopo pochi minuti la partita si è già iniziata con il Giuliano, quindi abbiamo rivisto un po' il Giuliano di inizio stagione, ragazzi. Il Giuliano offensivo, un Giuliano ben messo in campo. La nota, secondo me, più lieta è proprio quella di carattere tattico. Si è rivista finalmente la squadra compatta, equilibrata, molto aggressiva fin dalla fase offensiva. Sono stato sorpreso anch'io in maniera positiva, perché avevo visto la squadra un po' sfilacciata negli ultimi tempi. Nando, chiaramente è una vittoria che dà un altro respiro, una vittoria che dà un altro morale, però è già tempo di guardare alla prossima, e sarà proprio una partita molto complicata in casa contro il Trapani. Come a dire, neanche il tempo di godersela questa vittoria. Nemmeno il tempo di godersela. E poi il Giuliano un po' ci ha abituato un po' a tutti, no? Diciamoci la verità, è una squadra che è capace di vincere e perdere contro chiunque. Quindi il Trapani è un altro squadrone. Solitamente il Giuliano magari in casa fa un po' più fatica, è una squadra che in trasferta forse riesce ad esprimere meglio tutto il suo potenziale. È un potenziale offensivo veramente importante quello del Giuliano. Anche ieri sono andati a segno Giandè, è andato a segno Balde, Padura era andato a segno in realtà, ma poi l'arbitro inspiegabilmente gli ha annullato una rete. Quindi è un Giuliano, diciamo, che ha grandi potenzialità dalla tre quarti in su. Talvolta in casa è una squadra che fa un po' fatica, perché contro le avversarie che si chiudono probabilmente non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale. È una gara quella col Trapani, però noi addetti ai lavori, diciamoci la verità, a volte siamo anche un po' condizionati dai risultati, no? Se si vince la squadra gioca bene, se si perde la squadra ha giocato male, ma in realtà non sempre è così. Le partite si vengono determinate soprattutto a certi livelli anche dagli episodi, da piccoli errori che inevitabilmente si commettono. Ti chiedo un po' di questa Serie C, di questo girone C di Serie C in generale, perché io voglio fare un po' di paragoni, di confronti rispetto allo scorso anno soprattutto, e tu com'è che la vedi, com'è che ti sembra, rapportandola un po' a quello che abbiamo visto lo scorso anno qualitativamente, in termini di ambizioni chiaramente, soprattutto delle campane. Che cosa ti aspetti da qui alla fine poi? Mi aspetto quello che ci siamo detti un po' all'inizio dell'anno. L'Avellino sta ritornando forte, altre squadre come il Giuliano stanno facendo bene. Non ho visto tutte ancora giocare, diciamo che la media è abbastanza alta. Anche la Turris, quando l'ho vista giocare con il Giuliano, pur avendo delle vicissitudini societarie, dei problemi, comunque è una squadra che gioca a calcio. Diciamo che il tratto distintivo è che tutti provano un po' a giocare. Io non vedo squadre materasso, squadre proprio completamente, come dire, non preparate per un campionato del genere. L'unica forse nota stonata, lo devo dire, è la Juve Next Gen, che mi sembra, avendola vista in un paio di occasioni, purtroppo con molto molto indietro rispetto ad altre, anche per una questione chiaramente di età, di scelte che ha fatto quella società. Però la differenza, secondo me, si nota molto. Ecco Nando, visto che siamo in giornata di partite, anche se Giuliano e anche l'Avellino hanno già fatto il loro ieri contro Picerno ed Avellino, allargando anche un po' quello che è l'orizzonte, non solo campano, visto che sei anche un grande estimatore di Ezio Capuano, ti chiedo se ti aspettavi quanto è successo a Foggia, e secondo te perché stavolta, è vero, siamo all'esterno dell'ambiente, del contesto Foggia, un allenatore come Capuano non è riuscito ad incidere come solitamente riesce a fare in corso d'opera? Io non ricordo da quanto tempo, 3 settimane Capuano a Foggia, tu dal 27 settembre, quindi un mese esatto. Un mese, sì.
è un mese esatto, credo che i miracoli non si potessero fare. È un allenatore che ha bisogno di tempo, perché è un allenatore che oltre a fare, diciamo, come dire, far giocare le sue squadre, deve anche entrare in un contesto e farsi apprezzare e rispettare, perché è un uomo che ha anche una personalità un po' particolare, molto forte, e quindi a volte devi entrare anche in sintonia poi con lo spogliatore, con i giocatori, e sperare che tutti seguano la tua filosofia. Forse manca ancora questo, non lo so, in quel di Foggia chiaramente parlo guardando dall'esterno, non conosco bene i fatti di quella società e di quella squadra. Chiaramente Nando invece conosce molto bene i fatti di casa Giuliano. C'è la possibilità di compiere uno step in avanti? Prima ci raccontavi, no, di come dall'inizio di questa stagione stiamo immaginando un po' per il Giuliano, un po' per tutte le campane, a che tipo di campionato sarà. Impossibile saperlo adesso che siamo alla dodicesima, però dopo queste prime 12 giornate c'è già qualcosa che riesce a individuare come necessità di fare uno step in avanti, per fare poi uno step in avanti in classifica? Però ce lo diciamo spesso, quasi ogni settimana. Giuliano riuscirà a fare uno step in avanti? Giuliano poi, quando gli si presenta l'occasione di fare un salto di qualità, purtroppo non riesce mai a compierlo. È accaduto già due volte quest'anno. Dopo due vittorie consecutive non è riuscito mai a fare la terza vittoria, poi ha subito due sconfitte. È una squadra, come dice Bertotto, giovane, però io credo che abbia ancora dei limiti in qualche individualità, quindi mi accontenterei di Giuliano nuovamente piazzato ai playoff, ritengo tra le prime 7-8 posizioni, e credo che quella sia la sua, sia il suo effettivo valore. Se mi chiedete se Giuliano possa arrivare in Serie B, non so se è quello che mi chiedete, io credo oggettivamente che non siamo ancora a questi livelli. Ecco Nando, invece guardando a quello che è anche l'attacco del Giuliano che si è ritrovato contro il Picerno, credi che a proposito di salti di qualità, anche nel voler impostare un progetto anche differente per certi versi, non necessariamente in maniera radicale, al di là dei gol segnati o non segnati nella giornata di ieri tra Picerno e Giuliano, però credo che la differenza anche rispetto al Giuliano dell'anno scorso sta anche nell'avere per esempio un Padula di prospettiva, giocatore che è stato anche capace di esplodere subito nei primi passi col Giuliano, rispetto per esempio a un Bernardotto che va bene, ha segnato un paio di gol con il Picerno, però è uno che comincia ad inseguire da troppo tempo onestamente una titolarità e una stabilità in questa categoria, senza avere però una prospettiva che invece sembra dare Padula. Ecco, dal punto di vista anche semplicemente astratto, è un Giuliano che sembra guardare un po' più in avanti. Giuliano ha sempre guardato avanti, anche ieri ha esordito un giocatore come Scaravilli, che è un esterno destro basso di cui sentirete parlare. L'anno scorso ha lanciato Ovizak, ha lanciato Ciuferri. Quest'anno c'è Padula, quindi diciamo lo scouting del Giuliano fa sempre il suo dovere. Il punto è un altro: l'anno scorso Giuliano aveva un giocatore come Salvemini, che era un attaccante di razza, un grande goleador, però era anche un giocatore capace di legare molto col centrocampo, un giocatore che creava spazi. Quest'anno ha un giocatore invece che ha una forza di rompente, Padula è un giocatore che attacca bene gli spazi, è un giocatore anche forte fisicamente, quindi le caratteristiche sono un po' molto cambiate. La vera forza del Giuliano però quest'anno è sugli esterni, ha due giocatori che possono giocare a sinistra o anche al centro come Balde e Giambè, destra Masala e Ciuferri, e centralmente ha Padula e De Paoli, che è comunque un giocatore di discreta esperienza, di buona esperienza, ma alternativamente può fare anche giocare Giambè centrale, Bertotti. Quindi ha una grande vastità in attacco. Il grosso problema del Giuliano, lo ripeto per l'ennesima volta, è il centrocampo. Non ha alternative veramente valide e importanti a gente come Giorgione, De Rosa, Maselli ed altri. Sì, c'è il giovane Acella che è molto promettente, ma non è ancora a livello dei titolari. Io credo che il grosso sia lì. E se si debba intervenire magari a gennaio, qualcosa vada fatto a centrocampo.
Non so se ne ha davvero un'ultimissima anche. Sì, è più una curiosità che una domanda con il nostro Nando, prima di ringraziarlo e salutarlo, perché Nando, anche rifacendoci a un tuo titolo sul mattino, dopo la sconfitta, dopo la prima delle due sconfitte, se non vado errato, avevi scritto anche giustamente di un Bertotto pronto a sbottare anche dopo, insomma, prestazioni un po' così. Ecco, ti chiedo se i segnali che erano arrivati da Bertotto erano figli anche di altro, semplicemente dei risultati di qualcosa che lui non vedeva. Te lo chiedo anche dal punto di vista del confronto comunicativo che avete quasi quotidianamente anche in conferenza stampa. No, Bertotto ha sbottato, si fa sentire spesso durante la settimana, poi lui è molto diplomatico nelle conferenze stampa, ma è uno che si fa sentire e che recrimina molto sul fatto che il Giuliano non riesce a dare continuità talvolta ai suoi risultati, e soprattutto sul fatto, come ci dicevamo poc'anzi, sulla questione del salto di qualità che deve passare anche attraverso un miglioramento delle giocate tecniche. Contro la Turris e contro il Crotone abbiamo visto una miriade di cross sbagliati, di passaggi sbagliati, e io credo che le recriminazioni di Bertotto, che è un perfezionista, uno molto preciso, sia proprio su questo aspetto. Ci sono dei giocatori importanti che talvolta dopo due o tre partite inspiegabilmente non riescono ad avere quella necessaria continuità, ma proprio di carattere tecnico. Poi per quanto riguarda l'aspetto tattico, il Mario Giuliano è consolidato, è una squadra che gioca in quel modo, ha una sua filosofia, e credo che su quel profilo la squadra bene o male non cambierà mai. Nando, grazie mille. Certo, certo, assolutamente. Nando, grazie mille per essere stato con noi, ci sentiamo presto, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, buon fine settimana. Nando Bocchetti del Mattino, come sempre prezioso da Giuliano, anche all'indomani di una vittoria che chiaramente permette a Giuliano di fare un bel balzo in avanti, anche perché non dimentichiamo che Giuliano anche prima di Trapani Avellino era balzato proprio al secondo posto con 20 punti all'attivo, scavalcando Cerignola e Avellino in un colpo solo. Poi è chiaro che il successo dell'Avellino ha ristabilito un po' i precedenti equilibri, in attesa delle gare in programma oggi, tra l'altro una inizia alle 15 ed è Potenza Taranto, poi via via tutte le altre a partire dalle 18:30, quando scenderà in campo anche la Casertana contro il team Altamura, alle 20:30 toccherà al Sorrento a Biella contro la Juventus Next Gen, e poi grande attenzione, riflettori puntati alle 20:45 sul big match, il secondo di questa giornata, che è Crotone Benevento all'uscita, una sfida arrivata al 76esimo precedente, perché sono davvero tanti anni che si sfidano queste due squadre, anche in Serie A, insomma. Esatto, con tanti confronti anche belli importanti, e che hanno condiviso spesso e volentieri anche gli obiettivi in tutte le categorie, perché quando c'era da giocarsi il campionato ce lo si giocava insieme, oppure la salvezza in Serie A, che poi talvolta magari non è arrivata. Ti chiedo, Pietro, un giro di notizie al resto della Campania, proprio in virtù anche delle altre che scenderanno in campo oggi. Sì, perché proprio da Benevento le buone notizie arrivano rispetto ai convocati, anche di Gaetano Teri, perché chiaramente bisogna parlare di campo, e bisogna anche sottolineare come siano stati recuperati tutti in casa giallorossa, anche Berra, di cui abbiamo parlato nel corso di questi giorni e di questa settimana, per quel capogiro, per quel problema che aveva accusato contro la Casertana. Non ci sono ovviamente lungo De Genti, Pinato e Nardi, che però in questo momento rappresentano le uniche defezioni di un Benevento che non dovrebbe fare turnover, restando alle ultimissime indiscrezioni. Tra l'altro anche Emilio Longo a Crotone non ha insomma pronosticato o comunque indicato un possibile turnover e possibili rotazioni, e quindi un 4-2-3-1 a specchio le due squadre si affronteranno, con la Casertana invece che, come dicevamo, alle 18:30 deve vincere al Pinto contro un team Altamura che però nelle ultime settimane sembra aver ingranato non solo la marcia giusta, ma sembra aver anche trovato la direzione giusta, e seguiremo come sempre con grande attenzione anche le altre campane, dal Sorrento e alla Turris, che invece sfida un Catania ferito dall'ultima sconfitta interna, la prima di questo campionato al Massimino. Anticipazione al pomeriggio da Supereroi, chiaramente in formato day after.
E cosa vuoi dire dopo una sesta vittoria consecutiva, dopo aver addirittura superato la barriera, il muro dei 20 gol in queste ultime sei gare? Stavolta però la vittoria è di quelle pesanti, perché l'Avellino ha battuto una diretta concorrente che è il Trapani, ha vinto anche soffrendo, ha vinto più di spada che di fioretto, ma è una di quelle vittorie che possono segnare una stagione, forse di sicuro segnano uno spartiacque rispetto a quello che è un girone d'andata che sta vedendo finalmente l'Avellino protagonista, un Avellino che si prepara adesso ad affrontare un novembre di fuoco, che vedrà i lupi affrontare anche Benevento e Catania, tra l'altro consecutivamente il 17 e il 23 novembre, ma in generale sono tanti segnali positivi che arrivano alla squadra di Biancolino, che ha radicalmente cambiato la formazione biancoverde e stavolta lo ha fatto anche consacrandosi in uno scontro diretto, tra l'altro in trasferta su un campo infuocato. Pietro, buon lavoro a te e a tutta la squadra, il pomeriggio a Sverò e chiaramente partirà a breve con tutto il gruppo. A voi ragazzi, buon proseguimento, ci risentiamo sabato. Ciao. A sabato con il nostro Pietro De Concilis, ma a domani chiaramente anche con i replay di Radio Punto Nuovo, il meglio della nostra settimana in questo strano giorno festivo, dove in realtà tireremo il fiato per poi andare in apnea con tutte le super gare che soprattutto attenderanno il Napoli. E allora nello speciale azzurro tra un po' ne parliamo col sottoscritto e con Giovanni Annunziata, ma prima, come sempre a quest'ora, spazio all'informazione dedicata con Serie News. Parte con una notizia subito che rilanciamo in vista di Inter-Napoli, chiaramente anche con tutti i convenevoli, Alessandro Montano, Giovanni Annunziata, 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, perché arrivano importanti novità per quanto riguarda Inter-Napoli. Gara, ricordiamolo, in programma per la 12ª giornata del campionato di Serie A il prossimo weekend, non questo, quello che arriverà prima della sosta di novembre, quindi domenica sera, la prossima ancora. La gara si giocherà senza parte dei tifosi napoletani. Il prefetto di Milano ha deciso di vietare la trasferta ai residenti in Campania, a meno che quest'ultimi non abbiano una fidelity card dell'Inter. Attenzione, quindi soltanto i tifosi del Napoli non residenti in Regione Campania, nel settore ospiti del Meazza, per l'attesissimo scontro diretto contro l'Inter. Lo riporta anche l'edizione odierna della Repubblica, anzi edizione online che batte giustamente l'ultima ora. L'ha deciso il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Quindi residenti in Campania, nessuna trasferta a Milano, partendo dalla Campania, da Napoli, insomma da dove maggiormente preferite, la nostra bellissima regione, purtroppo sarà vietata, in attesa poi chiaramente della notizia ufficiale. Tra le altre cose, interessante quanto è successo allo zoo di Napoli, perché è nato un giaguaro nero che è stato battezzato come Romelu, come Lukaku, attaccante del Napoli. Si tratta di una nascita straordinaria, riporta il Corriere del Mezzogiorno, perché mancava da tanto una new entry nella famiglia dei giaguari dello zoo di Napoli. Pensate che il papà si chiama Victor, come l'attaccante che insomma prima qualche pagina di storia in casa Napoli lo ha l'ha scritta. Andiamo avanti magari con la nostra scaletta, tra un po' raggiungiamo anche Marcello Altamura, cronaca di Napoli, insomma andiamo avanti anche con i nostri primi ospiti della seconda ora, perché siamo tutti curiosi in realtà di vivere, continuare a vivere questa settimana. La vittoria col Milan ci ha portato un entusiasmo ma anche una consapevolezza che finora il Napoli non ci aveva dato, ammettiamolo, siamo sinceri al 100%, perché tutti eravamo curiosi di capire qual era la capacità di sorreggere un crash test come un grande match come quello di Milano. Napoli l'ha fatto alla stragrande, l'ha fatto benissimo, l'ha fatto rischiando poco, l'ha fatto vincendo con relativa facilità, magari non rubando l'occhio, non giocando un calcio brillante, ma lo ha fatto da grandissima squadra. Lo ha fatto da squadra che è abituata anche a gestire, a soffrire i momenti della partita, e anzi, arriviamo subito a un dunque, è anche una squadra che nonostante i compromessi sta riuscendo già a portare avanti qualcosa, perché è normale che Antonio Conte non avrebbe potuto raggiungere questi risultati nel giro di 10 giornate senza scendere a compromessi con l'assetto della rosa, con l'impatto chiaramente
del gioco e con anche quello che significa in questo momento il Napoli. Allora Giovanni, prima poi di dare tra un paio di minuti il ben ritrovato a Marcello Altamura, cronaca di Napoli, proprio un passaggio su questo, perché è chiaro che Conte, per dare una solidità difensiva di questo spessore, per dare una portata così alta a questo Napoli in sole 10 giornate, qualcosina l'ha dovuta nascondere sotto al tappeto, e quindi meccanismi offensivi che magari non sono ancora brillanti, che non rubano l'occhio, e quindi un Napoli che a volte magari nel gestire la partita non ha ancora quella maturità per farlo al 100%, ma lo fa già da grandissima squadra. Stiamo parlando chiaramente di voler perfezionare un gruppo che al momento si è già messo 4 punti dietro la squadra campione d'Italia. Ma il Napoli chiaramente ha tanti difetti e sarebbe strano se non ne avesse, perché significherebbe andare a parlare di una squadra perfetta dopo 10 giornate, dopo un fallimento clamoroso, dopo tantissimi cambi anche nell'undici iniziale, perché il Napoli è cambiato nell'undici iniziale, nelle scelte, nell'atteggiamento, nel modulo, nell'idea di calcio, è cambiato diciamo in tutto quello che era una tipologia di avvicinamento alle partite. Il Napoli è cambiato veramente tantissimo e è impossibile riuscire a ritrovarsi dopo 10 giornate con la perfezione, con senza punti deboli. Il Napoli ha tanti punti deboli, però il Napoli riesce a nascondere, come giustamente dicevi tu, sotto al tappeto. Però è un tappeto che non è che è ingombrante, che te lo ritrovi al centro della stanza. In questo momento è messo lì nell'angolino, in disparte, è un tappeto veramente tanto piccolo, perché il Napoli ha sicuramente qualcosa che gli manca in termini di essere devastante contro l'avversario, però poi vengono fuori delle cose che fanno riflettere veramente tanto, perché se vogliamo parlare della partita che abbiamo visto contro il Milan, noi in teoria guardiamo il possesso palla e vediamo un 61% per i rossoneri e quindi un niente per il Napoli. Stiamo discutendo di un 30-39%. Se guardiamo i tiri complessivi, vediamo 13 da parte del Milan e se non sbaglio erano 9 da parte del Napoli. Però se poi andiamo ad analizzare nel concreto le cose che contano di più, vediamo che gli XG sono di quasi di 0.91 per il Napoli e 0.4 per il Milan. Questo significa tanto, perché quella, diciamo, è il modo che ti fa capire che il Napoli non ha concesso occasioni niente, pulite, ma non ha concesso niente di serio al Milan. Nel secondo tempo, tu ricordi qualche occasione vera che ha costruito il Milan? No, tolto il gol annullato. C'è stato quel gol annullato. La grande parata di Meret, però. C'è stata la parata proprio sul finale di Meret e basta. E sì, basta. Il Napoli, quando lascia il pallino all'avversario, sta controllando la partita. Il Napoli sta controllando quello che gli succede attorno. Il Napoli sta facendo il proprio gioco senza andare a sudare troppo. È un Napoli che sa quello che fa, un Napoli che è disposto ad accettare anche la sofferenza, sofferenza che però è per i tifosi, non per i giocatori in campo, sì, perché i tifosi pensano: noi non abbiamo palla, chissà che cosa succede, chissà che cosa succede. E alla fine stiamo raccontando di un Napoli che le vince tutte tranne contro la Juventus, e discorso a parte della quella che io definisco la 39esima giornata del campionato 2023-24, perché la trasferta di Verona è un continuo, diciamo della stagione precedente. Poi si inizia il campionato dalla seconda giornata, dal Napoli che inizia a vincerle tutte, tolto il match contro la Juve, e un Napoli che quindi ha tanti difetti, sì, ma riesce a far venire fuori in questo momento tutti i pregi che si ritrova. E non è un caso questo più 4 in classifica sulla seconda. Assolutamente no. Assolutamente non è un caso. Però stacchiamo un attimo dal campo e facciamo le nostre condoglianze a Fabio Quagliarella per il lutto, per la scomparsa
del papà Vittorio, notizia che apprendiamo praticamente in questi minuti attraverso il post pubblicato dalla giovanile della Virtus Junior Stabia di Castellammare, città natale di Quagliarella, che ha comunicato appunto, stringendosi attorno al dolore la famiglia Quagliarella per la perdita del caro Vittorio, un uomo dal cuore d'oro, leggiamo, sempre generoso e disponibile, e un grande amico della nostra società. La sua assenza lascia un vuoto immenso, ma il suo ricordo vivrà sempre con noi. Alla famiglia Quagliarella giungono le sentite condoglianze da parte di tutti noi. Insomma, sentite condoglianze che poi ha ribattuto anche la Sampdoria, che piano piano stanno ribattendo anche tutte le principali squadre di Serie A, che chiaramente ribattiamo anche noi di Radio Punto Nuovo. Davvero una bruttissima notizia. Torniamo però al campo e torniamo a parlare soprattutto in ottica Napoli-Atalanta con l'amico e collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello, grazie mille per essere dei nostri. Buongiorno, buongiorno a voi. Marcello, parlavamo, no, di questo Napoli che ha la capacità di nascondere sotto al tappeto le cose che ancora non funzionano, però questo tappeto è già pregiatissimo, soprattutto sembra quasi non risentire di chi prova a calpestarlo. Ecco, forse questo è il grande segreto di Antonio Conte. Ma io credo che il Napoli, visto finora, non sia ancora al top. Io credo che del Napoli, di tutto il Napoli al completo, abbiamo visto sì e no il 70%, 65-70%, ed è chiaro che in questo discorso rientra il potenziale che tu devi ancora esprimere. Penso a Lukaku, che non è ancora al top della forma, lo stesso Kvaratskhelia, fatto un gol straordinario a Milano, però può ancora dare tanto, e anche ovviamente le cose da aggiustare, perché insomma comunque si può sempre migliorare. Io credo che il concetto contiano di cartello lavori in corso sulla porta dello spogliatoio del Napoli sia giusto, perché in questo momento il Napoli deve trovare ancora una rotondità, diciamo, di rendimento e di espressione, e deve aggiustare ancora alcune cose che un po' vanno. Anche a Milano sono viste alcune sbavature difensive, alcuni momenti in cui la squadra, è successo anche nelle precedenti partite, si è abbassata un po' troppo subendo l'avversario, però è chiaro che sono cose che aggiusti cammin facendo, aggiusti giocando con la progressione delle partite. Marcello, veniamo a quello che si dice del Napoli, perché ho sentito tante volte in questi giorni, a partire da martedì sera, di un Napoli che è fortunato, il Napoli che le sta vincendo grazie all'immensa fortuna che si ritrova Antonio Conte. Ma possiamo iniziare a dire che invece il Napoli non è fortunato, ma semplicemente sta facendo le cose nella maniera corretta, e se arriva un determinato risultato è perché Conte e la squadra stanno lavorando, diciamo, per fare proprio quella cosa? Ma assolutamente, poiché ci siano, almeno in questo primo scorcio di stagione, dei segnali che il vento ti gira in alcuni episodi in maniera favorevole, ci sta. Ma questo è una componente di tutti gli sport delle annate. Però onestamente chi dice che il Napoli è solo fortunato sta dicendo una baggianata, perché il Napoli ha dimostrato in questo primo segmento di essere la squadra di gran lunga più forte del campionato di Serie A, di essere la squadra più continua, più solida. A Milano ha fatto una prestazione sontuosa, anche quando ha subito il Milan non ha mai dato l'impressione di vacillare e di poter prendere il cazzotto che ti butta al tappeto. Quindi onestamente questa è una squadra che è sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore, una squadra feroce che non molla niente, organizzata, solidissima, per cui sinceramente il discorso fortuna, oppure il discorso calendario, che poi fatemi dire una cosa, il Parma quando ha incontrato il Napoli sembrava giocasse in terza categoria, dopo che è andato a pareggiare 2-2 a Torino con la Juventus è diventato il Real Madrid. Bisogna avere anche un po' di misura, e questo lo dico da addetti ai lavori, bisogna anche avere un po' di misura quando si commenta il calcio, perché poi
cambiare come banderuole a seconda delle circostanze è anche svilente e si fa una brutta figura anche con la gente che ci aspetta. Straconcordo con la tua ultima analisi, Marcello. Era un po' come in un videogioco: a livelli il Napoli aumenta il grado di difficoltà di partita in partita fino alla gara contro l'Inter, perché arriva l'Atalanta, che è una squadra informissima in questo momento, e arriva anche dopo aver battuto Monza, Coriascio, averne date 6 al Verona, aver scavalcato la Juventus in classifica. Dove si giocherà questa partita, dove solitamente il Napoli ha sempre sofferto, Gasperini, soprattutto al Maradona? Allora, la chiave secondo me di questa partita è la difesa del Napoli, perché è vero anche che, allora diciamo una cosa, l'Atalanta ha avuto, sta avendo un attacco stellare, credo che con i gol al Monza di ieri sera siano tipo 17-18 i gol fatti nelle ultime tre partite, quindi ovviamente sono numeri importanti. Però è anche vero che è una squadra che soffre molto in difesa e che prende gol spesso e volentieri. Credo che se il Napoli riuscirà a limitare l'attacco dei nerazzurri e quindi continuare con una difesa che ha preso soltanto un gol nelle ultime cinque, io credo che sia quella la chiave, perché alla fine credo che la qualità e la determinazione del Napoli possano far pendere il piatto della bilancia a favore della storia. Marcello, un'ultimissima prima di salutarci, te la faccio sul lunch match, perché ci si ritrova a giocare alle 12:30, ma a prescindere da questo, a parte gli scherzi, Napoli che cosa dovrà fare contro l'Atalanta di diverso rispetto alla partita con il Milan e rispetto alle altre partite? Ma allora, è una partita diversa perché innanzitutto l'Atalanta è una squadra che gioca e che concede anche spazi a chi affronta, per cui diciamo che magari la scelta di andare a prendere alti il Milan, come per esempio è stato, perché io ero a San Siro, quindi vedevo dalla nostra prospettiva in tribuna stampa si vedeva molto bene, il Napoli è partito in fase offensiva con un 4-2-4 con Anguissa altissimo ad aggredire la prima linea di difesa del Milan, ed ha dato i suoi frutti questa mossa, perché Anguissa ha servito l'assist a Lukaku, McTominay ha recuperato la palla, quindi voglio dire è una scelta tattica, però credo che questo non avverrà, perché l'Atalanta ha spazi, però è chiaro che bisogna sempre dare equilibrio, perché proprio il modo di giocare dell'Atalanta si espone a prendere delle ripartenze. Ecco, il Napoli deve evitare le ripartenze e deve fare male, deve sfruttare gli spazi che l'Atalanta gli concederà per andare a fare male in difesa. Grazie mille Marcello per essere stato nei nostri, buon lavoro. Grazie a voi, un abbraccio. Un abbraccio a Marcello Altamura, cronache di Napoli. Ci prendiamo poco più di un minuto ancora con i nostri ospiti, tra poco. Speciale Napoli. Speciale Napoli che riparte quando sono le 14:23. Tra pochissimo andiamo avanti anche con la nostra scaletta. Ricordo la notizia dell'ultima ora, ovvero che la trasferta di Inter Napoli sarà vietata ai residenti in Campania, al netto di quelli che sono tifosi dell'Inter e hanno una Fidelity Card nerazzurra. Poi, se volete intendere altro, questo è, come posso dire, compito vostro, non è compito nostro, che stiamo semplicemente riportando la cronaca anche come spiegato dall'edizione odierna della Repubblica, che poi online ha rilanciato chiaramente le ultime che sono arrivate da Milano. E beh, in queste due settimane, in queste due nerazzurre che affronteranno il Napoli, ci sarà un po' il segreto di questa prima parte di campionato, perché il Napoli è reduce da 5 vittorie consecutive, è reduce da un cammino che in questo momento neanche le altre di Serie A stanno ottenendo, ma va ad affrontare forse la squadra più in forma del campionato proprio dopo il Napoli, ovvero l'Atalanta, che sta insomma rifilando gol a destra e a manca, che sta tenendo magari la difesa non chiusissima, però comunque sempre molto propositiva. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, un grande amico di Radio Punto Nuovo come mister Carmine Esposito. Mister, grazie mille per essere dei nostri.
Buongiorno, buongiorno, lo sai che è sempre un piacere. Tutto nostro. Mister, insomma, è più 7 sulla Juventus, già il Napoli, più 4 sull'Inter e poi più 6 sull'Atalanta, che sarà il prossimo avversario. Le chiedo un po' una fotografia tutta personale di queste prime 10 giornate, soprattutto dopo la vittoria di Milano. No, parto subito dalla bellissima vittoria di Milano, che l'avevo detto in settimana che sarebbe stato, tra virgolette, non sul piano del gioco totale, però sarebbe stata una partita importante, giocare bene da parte del Napoli. Io vedo una squadra compatta, solida, ma voglia di dire la gente che comunque non fanno due passaggi ma vincono con un tiro. Intanto in questo momento qua la cosa importante sono due, sono i punti che prendiamo e il gol di Lukaku, poi lasciamo parlare gli altri. Poi in queste ultime, in queste partite, 10 partite, penso che il Napoli pian piano, dalla prima, tra virgolette, dalla brutta pretestione abbiamo fatto a Verona, penso che si sia scattato qualcosa nella squadra, nel gruppo, si sia unito ancora di più, e se siamo primi, come dici tu, con tanti punti sulle seconde, terze, che sono delle squadre importanti dietro, vuol dire che il Napoli sta facendo bene. Io mi auguro che possa continuare e che possa finalmente, alla faccia di tutti, regalarci anche un pochino di bel gioco, perché comunque Napoli ne ha bisogno. Napoli ha bisogno di tante cose, ha bisogno di un buongiorno lì dietro che sta facendo la differenza, che sta facendo vedere cose importanti. Napoli, che quanto è cambiato poi con lui lì dietro, con Rachmani che forse qualcosina di buono lo sta portando alla difesa azzurra. Quelli sono due punti importantissimi, che sia Rachmani che lo stesso Buongiorno ci sta facendo veramente qualcosa di straordinario. Ma io penso, secondo me, quello che sta facendo Conte, abbiamo ritrovato un grande capitano, abbiamo ritrovato un grande Lorenzo, ma soprattutto vedendo anche la prestazione di Milano, sono molto contento che finalmente Oliveira fa vedere il suo valore, perché comunque secondo me questi quattro dietro attualmente fanno veramente la differenza. Ripeto, una squadra unita, una difesa solida, importante, con giocatori importanti. Il Napoli deve soltanto ritrovare il meglio di Lukaku lì davanti e poi ce la giochiamo veramente fino alla fine con tutti. Però diceva prima, no, mister, il bel gioco, e allora le lancio una provocazione, ma perché so che parlo a un grande tifoso del Napoli: fare qualche gol in più a costo di prenderne qualcuno in più e magari mettere anche a rischio gare come quelle di Milano, sarebbe il compromesso giusto da augurarsi in questo momento? Oppure il Napoli, soprattutto dopo la stagione scorsa, aveva intanto bisogno di resettare tutto e mettere in sicurezza la porta? Questa è la prima cosa, non subire gol, tra virgolette, fare punti importanti, perché comunque la stagione dell'anno scorso è da dimenticare, dalla prima all'ultima giornata, anche le amichevoli. Però a prescindere da tutto, penso che se Lukaku facesse qualche gol in più insieme a Baraschea e gli altri, anche se ne subiamo qualcuno, come diceva il buon Zeman, preferisco fare 5 gol e subirne 4, però vinco 5-4. A parte tutto, spero che comunque Lukaku e i tre attaccanti facciano la differenza, perché secondo me pian piano entreranno in forma ancora di più e sarà una grossa mano. Questo Conte contro Gasperini che cosa rappresenta? Perché comunque Gasperini nel corso dei suoi anni ne ha affrontati di allenatori, forse quando si trovava qualcuno che lavorava in maniera diversa sotto il punto di vista tattico, qualcosa lo pagava. Chissà che cosa può succedere con Conte ora. Ma sicuramente sono due allenatori, sono diversi in tutto e per tutto, perché comunque Gasperini è uno che comunque gli piace giocare a calcio, gli piace organizzare le proprie azioni, perché comunque guardando anche il 6-1 del Verona, al di fuori del valore dell'avversario, comunque vanno in porta con una facilità di gioco, quindi con trame ben studiate, ben fatte durante la settimana. Napoli è una squadra compatta, ora Napoli si può definire una squadra compatta, un gruppo vero, che vedo che comunque ogni partita che comunque poi il Napoli vince al 92-93, ho detto gente che esulta come se avesse già vinto uno scudetto. Quindi questo vuol dire, è l'esempio di che Conte ha plasmato un gruppo,
poi ti ripeto, cioè, vengono i gol di Lukaku, vengono i gol dei difensori, o prendiamo un gol in più ma ne facciamo uno in più noi, ben venga adesso. Intanto ben venga anche scoprire che c'è finalmente un vice Lobotka, perché l'abbiamo tante volte incoronato come insostituibile, però mettiamola così, mister, ora che c'è Gilmour, qualche giornatina di riposo se la può prendere persino lui, perché abbiamo visto un giocatore veramente importante in campo. Sì, ma Lobotka è nel suo ruolo, penso sia il giocatore più forte attualmente, e come hai detto tu, Gilmour non lo fa rimpiangere, perché comunque alla fine è difficile, tra virgolette, superare Lobotka, però comunque sta dando delle geometrie importanti, ha un giocatore che ha tanta qualità e sicuramente anche quantità, perché comunque tatticamente è molto duttile, molto importante, poi avendo davanti anche Issa e McTony, due armati di là, loro che sono piccolini si sentono anche abbastanza protetti. Mister, grazie mille per essere stato le nostre, buon lavoro. Grazie a voi e Forza Napoli, grazie. Grande, grandissimo abbraccio a mister Carmine Esposito. Ci prendiamo poco meno di 2 minuti e poi continuiamo con la nostra scaletta. Un fondo di 600 milioni di euro per aiutare le famiglie, dedicata a te, è una carta che i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro potranno ritirare all'ufficio postale dopo aver ricevuto una comunicazione dal comune di residenza. Per i possessori della carta che abbiano i requisiti anche nel 2024, l'importo di 500 euro si ricaricherà automaticamente. La carta permette di acquistare prodotti alimentari con promozioni dedicate nelle attività convenzionate, carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico locale. Iniziativa promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dal MEF, dal Ministero delle Imprese del Made in Italy e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La soluzione più naturale per goderti il clima perfetto è prendere un aereo per le Canarie. Oppure puoi scegliere la seconda soluzione più naturale, le pompe di calore del sistema Clivet Smart Living. Clivet, il clima più naturale dopo quello naturale. 4% per 12 mesi, 4% per 12 mesi. Niente, è così da giorni. Luca, ma cosa dici? 4% per 12 mesi. Aspetta, aspetta. La tua ex vuole tornare con te. Per 12 mesi? Sì, e ti fa uscire quando vuoi. Per 12 mesi senza vincoli. Con un interesse così, ti interessa solo quello. Apri il conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 4% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Scegli ING. Messaggio promozionale fino a 50.000 euro e fino al 16 novembre. Termini e condizioni su ing.it. Da Combipel arrivano i mid-season sales con sconti fino al 50% sulla nuova collezione. Cosa aspetti? Solo da Combipel fai shopping risparmiando con gli sconti fino al 50% anche su combipel.com. Punto Nuovo Sport, Speciale Napoli. Speciale Napoli che riparte quando sono le 14:32. Tra un po' andiamo avanti anche con la nostra scaletta. Vi ricordo come sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, che potete anche scriverci su Facebook al nostro gruppo Punto Nuovo Sport, anche perché le sorprese non mancheranno di qui ai prossimi giorni, si spera in positivo, perché la gara contro l'Atalanta lo scorso anno fu forse anche il punto, uno dei punti più bassi di sicuro della gestione Calzona, con un Atalanta che venne praticamente a passeggiare dalle parti di fuori grotta, e con un Napoli che sembrava davvero senza più né capo né coda. Ora invece è diventato ben altro Napoli. L'Atalanta è rimasta comunque molto pericolosa, molto ben attrezzata, dicevamo prima, una squadra che macina punti e macina reti, che in questo momento ha Matteo Retegui capocannoniere con 10 reti in 10 giornate, che ha una squadra dietro che segue a ruota nei numeri e anche le prestazioni. Ha qualche problemino soprattutto dal punto di vista difensivo, non è inattaccabile l'Atalanta, però è una squadra che se è in forma, è in giornata e inizia a cavalcare magari una falla nel tuo sistema difensivo, ci passi un brutto quarto d'ora, che dico, ci passi un brutto 90 minuti. Questo è poco ma sicuro. Conte lo sa bene e sa che per uscirne a punteggio pieno, o quantomeno provarci, da queste tre sfide, partendo dalla gara col Milan, il Napoli deve essere chiamato anche un po' a rinnegare se stesso, inteso come il gioco che abbiamo visto per tanti anni. Poi per una volta mi accodo anch'io
a quelle che per anni invece sono state le preghiere del napolista, ovvero badare prima al risultato e poi al bel gioco, perché in questo momento il Napoli deve fare necessità virtù, e questo significa fare più punti possibili in questa fase di campionato. Massimiliano Gallo, direttore del napolista, buongiorno e ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Perché Max, presunto bel gioco, ecco, allora parto anche con te da uno dei temi che hanno animato la nostra ultima chiacchierata, ma giusto per mettere un punto, perché anche qui stucchevoli le critiche che sono arrivate da una parte dell'opinione sportiva e l'opinione pubblico sportiva dopo la gara col Milan, perché il Napoli in questo momento è lì a più 4 sulla squadra che l'anno scorso ha dominato il campionato ed è già a più 7 sulla tanto celebrata Juventus di Thiago Motta. La opinione pubblica napoletana, perché a Milano erano entusiasti del Napoli, cioè entusiasti, erano timoriti dal Napoli di Conte e frustrati. Io trovo che il Napoli di Conte fuori Napoli incuta molto timore, soprattutto al nord, dove non hanno questo carico. Adesso insomma succede un po' alla Juventus, dove pur di liberarsi del fantasma di Allegri hanno strombazzato questo presunto calcio totale di Thiago Motta, che al momento, tranne la partita con Lipsia, non si vede. A Napoli qualcuno che rumoreggia c'è, perché noi abbiamo questo carico, cioè il Napoli non deve vincere, questo fardello non può vincere solo giocando a calcio, ma deve dare questa ennesima dimostrazione. Questo è tipico di chi è inferiore e si sente inferiore culturalmente, intellettualmente, e quindi è condannato alla sconfitta, perché se tu per vincere devi vincere, come dire, due volte, chiaramente l'impresa diventa più difficile. Poi è tutto da stabilire che cosa sia la bellezza, perché la bellezza è anche una squadra, calcio il fatto di uomini, che si muove in maniera sincronizzata come si muove il Napoli di Conte. Cioè, il Milan era frustrato a un certo punto, nel secondo tempo l'unica due occasioni, a parte il gol annullato, le hanno avute praticamente nel finale di partita. E oggi il Napoli è una squadra molto solida, per carità, l'Inter è stata più forte secondo me, e anche l'Atalanta è una squadra forte. Juventus e Milan secondo me non possono competere per lo scudetto, e io dico che la Juventus deve stare attenta, perché non è detto che arrivi. La Juve deve stare attenta, il Napoli a che cosa deve stare attento invece nella partita di domenica contro l'Atalanta? L'Atalanta è forte perché è una squadra che gioca insieme da tanti anni, un progetto tecnico che ha in Gasperini il burattinaio, che prescinde dai giocatori, cambiano i calciatori e funzionano sempre, e stavolta hanno trovato anche un calciatore che non avevano mai avuto, cioè il centravanti classico. Comunque sempre meglio per una squadra che produce tanto avere uno che fa in grado di fare tanti gol. È una squadra che gioca a memoria, veloce, insomma è un bel test, secondo me è un bel test. Poi Napoli è una squadra solida con cui non puoi mai, appena ti distrai un attimo e il Napoli arriva in porta, arriva comunque dalle parti della tua porta, quindi anche gli avversari, basta vedere il modo in cui è cominciata Milan-Napoli, perché poi dopo loro ci hanno anche messo in difficoltà nel primo tempo, però loro hanno cominciato con un timore reverenziale inusuale per una squadra che gioca in casa, nonostante una serie di assenze. Serie di assenze che poi hanno fatto chiaramente la differenza, almeno sulla carta, poi in campo il risultato è stato ben alto. Ti chiedo però, Max, anche del rendimento di alcuni calciatori, perché l'abbraccio a Gilmour è stata chiaramente la copertina di questo subtopic di Milan-Napoli, della capacità di Conte di far sentire tutti all'interno del gruppo, nonostante poi insomma anche durante l'estate i colleghi da Torino, i colleghi che l'hanno avuto anche a Milano ci raccontavano, però una volta che trova il suo gruppo è difficile entrarci. Però quelli che una volta sono dentro rendono in maniera clamorosa, penso non tanto alla partita di Di Lorenzo che è rinato con il buon Conte, ma penso ad Olivera, che è stato uno dei migliori in campo. Olivera, Anguissà gioca, sì, una partita ai livelli del Napoli dello scudetto. Questo Conte
secondo me è un po' diverso dal Conte che conoscevamo e che tutti conoscevano, perché infatti ha stupito cambiando modo di giocare, insomma il modulo l'ha cambiato alla seconda, terza giornata, quando si è reso conto che col 3-5-2 avrebbe, o col 3-4-2-1 avrebbe lasciato fuori troppi calciatori importanti, e questa è già una rivoluzione che non tutti si aspettavano. È vero che lui ha i suoi uomini, tanto è vero che il Napoli ha i titolarissimi, però ha ben chiaro anche le riserve, e queste riserve, quando c'è l'opportunità, insomma, sanno che possono giocare. Così come Meres è un calciatore che magari, secondo me giustamente, non è che può prendere, anche se è fortissimo, il posto di titolare di Kvaratskhelia, però le sue occasioni le avrà. Oliveira ha giocato una grande partita, tutti diciamo, lui ha ricreato la tensione, al tempo stesso la tensione e l'armonia del gruppo che aveva creato Spalletti. Poi chiaramente i due Napoli sono diversi, però al fondo di una squadra forte c'è una compattezza, c'è un'idea e c'è un'ambizione condivisa. Insomma, lui ci è riuscito in pochi mesi, poi bisogna vedere come reagirà il Napoli agli eventuali momenti complessi. Però fin qui onestamente il lavoro è stato enorme, perché il Napoli, è vero che era il Napoli che aveva vinto lo scudetto l'anno prima, però comunque il Napoli che era arrivato decimo e che sembrava una squadra in disfacimento. Max, ma adesso che cosa bisogna fare per... Sì, no, ti volevo chiedere che cosa bisognasse fare adesso per lo scudetto, parlarne, non parlarne, dire che il Napoli c'è dentro con tutti i piedi, oppure il Napoli pensa semplicemente a riprendersi. Non parlarne, secondo me, cambia poco. È chiaro che loro deve, ma con Conte non credo che si corra il rischio di andarsene, insomma, illudersi. Il Napoli non è la favorita, non è la prima favorita, perché la squadra più forte è l'Inter. Però se l'Inter perde, pareggia una partita con la Juventus che avrebbe dovuto vincere 6-2, la pareggia 4-4, se prende altri punti per strada, se si va avanti in Champions e si lascia quindi distrarre dalla Champions, il Napoli è una squadra che se continua con questo ritmo diventa pericolosa, secondo me. Chiaramente, come ha detto lui, i tifosi fanno i tifosi, i giornalisti fanno i giornalisti, i calciatori poi fanno i calciatori. Tu sei in testa con 4 punti di vantaggio, è difficile che il tifoso non sogni di vincere lo scudetto. Poi chiaramente il Napoli non è la prima favorita, perché la prima favorita è l'Inter e il Napoli è lì con l'Atalanta. Però secondo me l'Atalanta, proprio perché è un progetto che va avanti da tanto tempo, è un filino avanti. Dopo vengono le altre, che sono Milan, Juve, che però non possono prendere lo scudetto, e poi ci sono le squadre outsider, al momento Fiorentina e Lazio. Davvero Certo, in 30 secondi, Max, prima di salutarci, anche 60 volendo, sul rinnovo di Kvaratskhelia, perché è uno di quei temi, insomma, che stanno animando il post Milano quasi quanto l'avvicinamento poi ad Atalanta e Inter. Io non credo che Kvaratskhelia segna e si accelera per il rinnovo, io questa cosa non ci credo. Bisogna capire se le parti riusciranno a trovare un'intesa che poi alla fine vada bene entrambi. Kvaratskhelia non è come dire, brillantissimo in avanti, però gioca con tanta generosità, cioè anche Kvaratskhelia ha giocato non a livello di Politano, però una fase difensiva molto generosa a Milano. È un calciatore che si impegna, il rinnovo secondo me ruota molto attorno alla clausola. Io spero che l'esperienza Osimhen valga qualcosa. Poi Osimhen è stato un fallimento per il Napoli, la cessione di Osimhen, e quindi il rinnovo prima e la cessione dopo. Dovrebbe De Laurentiis far tesoro dell'esperienza Osimhen. Grazie mille Max per essere stato dai nostri, buon lavoro. Grazie a voi, buon prossimo. Grande, grandissimo abbraccio al direttore napolista Massimiliano Gallo, ultima fermata dello speciale Napoli, tra pochissimo. Riparte quando sono le 14:45, tra pochissimo la nostra ultima fermata, ma lo sport tornerà
dalle 19 con Campania in Campo, con il meglio della nostra giornata oggi a cura del nostro Pietro De Concilis, e poi chiaramente tornerà domani dalle 13 non con Punto Nuovo Sport ma con il replay dello sport di Radio Punto 9. Dunque ancora col meglio della nostra settimana, con le ultime che comunque ci saranno nei notiziari radio di Radio Punto Nuovo, con tutte le ultime sullo sport, la giornata di vigilia Juve Stabia, l'avvicinamento alla gara della Salernitana contro il Cosenza, per il Napoli chiaramente questo weekend che sta caricando un po' tutti, perché poi la gara contro l'Atalanta, come detto col Milan, è una sorta di videogioco a livelli, cioè ora aumenta la difficoltà e dobbiamo capire se anche il Napoli aumenta ulteriormente il proprio livello di gioco. A naso direi di sì, perché quanto visto a Milano è quello di una squadra di cui ci si può fidare. Ora, per carità, potrà finire come potrà finire, il Napoli magari farà 0 punti contro Atalanta Inter, però in queste prime 10 giornate è un dato di fatto che il Napoli ha dato qualcosa che lo scorso anno non aveva mai dato, cioè ovvero la fiducia in se stessi da parte dei tifosi. Cioè il Napoli ora è una squadra della quale i tifosi, della quale l'opinione pubblica, della quale persino gli avversari nel senso negativo del termine possono fidarsi. Andiamo al telefono e andiamo ora con il nostro prossimo ospite, chiaramente direttore di Teleclub Italia, Francesco Molaro. Ciao Francesco, grazie mille. Grazie ragazzi, un saluto a voi, un saluto ai radioascoltatori. Ti chiedo proprio di questo, no? Insomma, quello che ha portato il Napoli in queste prime 10 giornate, fiducia ricostruita nel gruppo e verso il gruppo, un senso di costanza, un senso di consapevolezza, anche un senso di timore che arriva da parte delle altre, il miracolo di Antonio Conte al 31 ottobre. Sì, finalmente con il Milan abbiamo fatto capire, insomma, chi ancora non l'aveva capito a livello nazionale, che questo Napoli c'è. Noi avevamo avuto delle prime risposte, però anche noi credo che aspettavamo tanto questa partita. Io l'ho chiamata come un primo esame di maturità e credo che sia stato superato a pieni voti, e questo ha dato consapevolezza alla nostra piazza, ma credo anche alle avversarie. Cioè, non possono negare che il Napoli c'è. Poi è chiaro che l'Inter è una squadra solida, è comunque una squadra che ci terrà testa e continuerà ad attaccare il primato, no? Sperando di non superarci per le nostre idee. Però è chiaro che in questo momento, e l'abbiamo visto col pareggio della Juve di ieri, per me l'unica che può dare fastidio al Napoli è soltanto l'Inter. Francesco, ma Napoli che ora come si avvicina a questa partita contro l'Atalanta? Perché forse servirà qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto a San Siro, oppure ti aspetti lo stesso tipo di partita? Bisognerà capire come Gasperini ci vuole affrontare, perché se Gasperini è chiaro che ci attaccherà, sarà diverso. Loro hanno dei giocatori molto interessanti, penso a Lookman, abbiamo visto che vanno in gol un po' con tutti, Retegui, hanno recuperato addirittura Samardzic, insomma giocatori interessanti, quindi loro sicuramente hanno una buona squadra che può darci fastidio e che può imprimere il gioco, no? Quello che poi invece il Napoli aveva fatto nei primi minuti, poi ha aspettato, poi ha colpito nella fine del primo tempo. Saranno partite diverse, ma da qui alla sfida con la Lazio credo che, diciamo, questo ciclo terribile con la maledetta sosta in mezzo tra Inter e Roma, con questo orario delle 12:30 con l'Atalanta, è chiaro che forse dovremo un po' soffrire. Sì, Francesco, perdone, avevo perso un attimo io il collegamento. Dicevo, però mi sa forse che in questo momento l'Atalanta è anche una di quelle squadre che sta affrontando meglio di chiunque altro le squadre che riescono a chiudersi a riccio. Questo è un pericolo da dover valutare in vista della gara col Napoli? Ragazzi, io vi dico una cosa, insomma, inizio campionato proprio perché l'Inter doveva pensare un po' alla Champions, Milan e Juve sono in costruzione, il Napoli non sapevamo potesse fare questo exploit. Io pensavo molto all'Atalanta come squadra addirittura che poteva puntare al titolo, perché questa Atalanta dopo la vittoria in Europa League è cresciuta nei suoi uomini, nell'allenatore che non è andato via,
tranne Cupo Mainers, ragazzi, l'Atalanta tiene l'ossatura, mette comunque dei giocatori importanti, hanno avuto la sfortuna di Scamacca, ma hanno preso Retegui subito e ha subito segnato Retegui, che forse nessuno si aspettava. Quindi io l'Atalanta la vivo tra le squadre in lotta addirittura per il titolo. Poi si è un po' frenata, adesso sta ricominciando a giocare, come dicevi tu, è una squadra che insomma sa ben arginare anche le squadre che si chiudono. Però dobbiamo dire anche che in difesa non mi sembra un Atalanta così eccezionale, hanno un buon portiere, hanno buoni nomi, però non è l'Atalanta, un po' come è successo all'Inter, che stanno subendo qualche golletto in più, ed è questa la mia speranza. Ieri, se non annullano quel gol al Monza, l'Atalanta va sotto, poi sicuramente può vincerla, però insomma va sotto. Questo ci fa capire che il Napoli deve provarci, deve fare quello che sa, sarà importante il Maradona. Ripeto, l'unica scocciatura è l'orario terribile delle 12.30. Francesco, oggi è il compleanno di Mati Olivera, si spegne le candeline, l'esterno, il terzino del Napoli. Ti chiedo un po' di quella che è stata la sua prestazione a San Siro contro il Milan, perché è stato sicuramente molto, ma molto positivo, e ti chiedo adesso tu che cosa ti aspetti come, diciamo, passo in avanti per continuare a crescere lì su quella fascia. Allora, io credo che sia stato, non so se il migliore in campo, ma tra i migliori in campo. È chiaro che Kvara ha segnato, Lukaku ha segnato, Gilmour ha fatto un'ottima partita, Buongiorno comunque ha fatto il suo match, Meretta ha fatto il suo match, però per me Olivera ha fatto un partitone. E veramente ho visto finalmente voti alti per questo ragazzo, che spesso e volentieri qualcuno ha anche criticato, e invece l'ho visto in palla, l'ho visto propositivo, l'ho visto anche nella fase difensiva, sembra essere migliorato. È chiaro che lui sta bene a livello fisico e questo lo aiuta. Tu dicevi come può migliorare Olivera, sicuramente nella marcatura, dove forse lui non è proprio un razzo in queste situazioni, anche se, come ti ho detto, l'ho visto bene anche nella fase difensiva a Milano, dove ha fatto un intervento di quelli importantissimi, di quelli che cambiano il match, di quelli che diventano quasi come un gol. È un ragazzo che speriamo Spinazzola possa farlo poi anche lui rifiatare, perché non vorrei che, come al solito, ci troviamo giocatori che giocano sempre e poi alla lunga può essere pericoloso. Uno Spinazzola che avevo visto a Di Mario e a Castel di Sangro molto bene, e che invece stranamente in campionato sembra aver fatto due passi indietro. Veramente un Napoli che non sta invece compiendo passi indietro, perché lì davanti ha sì un gruppo bello equilibrato, bello attrezzato, ma soprattutto in difesa. Allora, altra sliding doors: la prima squadra top club italiano che aveva provato a strappare Buongiorno al Torino era proprio l'Atalanta, a conferma che da quelle parti, quando si parla di giovani, soprattutto di quel livello, ci vedono sempre giusto. Ragazzi, Buongiorno, io lo dico, l'ho detto in tempi non sospetti, dall'inizio del ritiro, questo è il grande acquisto del Napoli. Un giocatore veramente eccezionale, un ragazzo giovane che gioca a testa alta, che gioca con il piglio giusto, imposta anche quando c'è da impostare, sempre attento, concentrato. Ecco, è il cosiddetto Kim che abbiamo vissuto nell'anno scudetto in italiano. E io però mi auguro che questo giocatore resti con noi per tanto tempo, perché è un grande acquisto, è un giocatore di prospetto, potrà ancora migliorare, potrà ancora fare meglio, aiuta Rachmani, quanto penso ne siate accorti anche voi, quanto è migliorato Rachmani insieme a Buongiorno, così come Rachmani lo aveva fatto bene con Koulibaly e Kim, cioè due grandi giocatori. E questo per me è fondamentale, acquisti importanti li conosciamo, McTominay, Gilmour si sta inserendo, Lukaku l'ha voluto Conte, Neresh è un giocatore molto molto interessante che può spaccare le partite, però ragazzi, su Buongiorno per me è veramente il grande acquisto di quest'anno. Grazie mille Francesco per essere stato dei nostri, buon lavoro. Alla prossima, ciao ragazzi, un saluto a tutti. Grande abbraccio al direttore di Teleclub Italia, Francesco Molaro, un saluto ed un pensiero finale anche col nostro Giovanni. Pensiero finale che lo facciamo in avvicinamento alla partita, alla conferenza stampa, perché domani ci sarà la conferenza stampa alle ore 14.30 di Antonio Conte al Centro Sportivo di Castel Volturno. Ci sarà la conferenza stampa
classica della vigilia, perché ormai il Napoli va così, il Napoli si sta muovendo in questo modo praticamente da inizio stagione, sarà per scaramanzia, sarà per volontà di Antonio Conte, sta di fatto che si fa la conferenza stampa 2 giorni prima della partita e non come si fa in maniera classica il giorno prima. Si presenterà questa gara contro l'Atalanta, che ha tutto il sapore di essere una partita molto delicata, molto complicata, soprattutto perché l'Atalanta è una squadra forte, ragazzi, l'Atalanta è una squadra che va a vincere, che va a macinare punti, è una squadra che oggi sta facendo fortemente la differenza, cioè si trova a meno 6 dal Napoli, non per caso. Meno 6 significa tanto perché lo sappiamo, l'Atalanta non parte benissimo, però poi inizia a ingranare. E ha fatto un mese di ottobre, diciamo, di un'importanza enorme, perché dopo quella sconfitta contro il Como è andata a pareggiare a Bologna, poi c'è stata la vittoria con lo Shakhtar, i 5 gol al Genoa, 2 gol al Venezia, i 6 gol al Verona, il 2-0 al Monza. È una squadra veramente che è tanto tanto forte. Il Napoli deve superare questo esame, che sarà un esame veramente tosto, ma veramente difficile da affrontare. E noi speriamo che lo farà a pieni voti. Giovanni, ci sentiamo sabato. Ci sentiamo sabato, un abbraccio a te e un saluto a tutti. Un abbraccio al nostro Giovanni Annunziato, un abbraccio anche al vostro Montano, Alessandro Montano. Noi ci sentiremo domani per i replay dello sport di Radio Punto Nuovo, poi ci sentiamo chiaramente sabato con Punto Nuovo Sport. Vi lascio alla buona musica al pomeriggio di Radio Punto Nuovo. Ciao!